Arianua è praticamente è una lista civica che guarda a 360 gradi i problemi che sono di Francavilla. Sono stati dal 2011 c'è questa lista civica, quindi non è una lista civica nata per il momento e neanche una lista civica che morirà dopo le elezioni. Andrà avanti e si occupa un attimino di tutte le problematiche connesse con la Francavilla, per quanto riguarda sia l'urbanistica, per quanto riguarda un attimino i rifiuti, che è un'altra cosa dei rifiuti. Poi ci sono un attimino i problemi anche che è facile riscontrare a Francavilla, la manutenzione delle strade, che praticamente è una cosa disastrosa. Poi il discorso della vecchia amministrazione che ha privilegiato solamente la parte centrale di Francavilla, quindi sia per quanto riguarda la Sirene, per quanto riguarda la Sterope, Via Lancione, eccetera, tralasciando completamente le contrade, sono tutte abbandonate completamente. Quindi noi stiamo da anni parlando e cercando di fare in modo che le contrade vengono ascoltate, ma con scarso risultato. Perché cose punteremo sul turismo, Francavilla punta sul turismo, e puntare un attimino anche per quanto riguarda le periferie, per quanto riguarda la campagna, nel senso cercare di fare più mercati rionali, mercati zonali, per cercare un po' di, un attimino di dare più ossigeno ai contadini locali. Anche perché Francavilla c'ha un attimino alle spalle, c'ha una grossa cultura agricola. Qual è l'obiettivo intanto per le elezioni del 3 e 4 ottobre? La prima cosa è di fare una bella figura, una buona figura, e cercare, se non chiaramente di riuscire come candidato sindaco, ma almeno di spostare un po' l'ago della bilancia verso altre cose. Perché adesso, nel senso, entrare in consiglio comunale e cercare un attimo di cambiare le cose dal dentro e non dal di fuori.